Ma la scelta che avete compiuto eleggendo per la prima volta una donna alla presidenza di questa assemblea rappresenta per me una responsabilità che non posso celare. Senatrici, senatori, questa è la settimana della donna e il 2 marzo, in occasione delle iniziative Senato e Cultura, quest'Aula si è tinta di rosa per rendere omaggio alle tante eccellenze femminili in ogni possibile declinazione artistica. Senatore Casini, concluda per cortesia. Salvini. No, Casini no. Possibile fotografare, lo dico continuamente. Chi sta fotografando? Me lo volete dire per cortesia? Siete qua come pupazzi o volete parlare per... Il senatore Ciampolillo sia arrivato alle 22:14. E io ho dichiarato la chiusura alle 22:15. Quindi si è alzato, scusate, siccome ha alzato la mano e io non ho potuto vederlo, nessuno me l'ha identificato se non dopo che avevo già pronunciato, riammetto alla votazione secondo quello che è il risultato della sequenza del video, sia il senatore Ciampolillo che il senatore Nencini, che era immediatamente dopo. Per cortesia, state tutti seduti. Avanti, non parlate fuori dal microfono e state seduti. Che? Forse è la Presidente che mi sta togliendo la parola, ho parlato troppo. Non mi permetterei, Presidente.